Al via nel comune di Spinazzola le celebrazioni per il quarto centenario dalla nascita del suo più illustre figlio Antonio Pignatelli, ovvero Papa Innocenzo XII, il Papa dei Poveri. Si tratta del 242esimo Papa della storia della Chiesa Cattolica, successore di Alessandro VIII, nacque nel comune Murgiano da Francesco Pignatelli, quarto Marchese di Spinazzola, e da Porzia Carafa, principessa di Minervino Murge. Ai nostri ragazzi dico, se una persona nata in questo paesino sperduto della provincia pugliese è diventato papa, per i ragazzi di questo paese, ma anche per le altre periferie, nulla è vietato. Con l'impegno, con lo studio, con spirito di sacrificio si possono arrivare obiettivi importanti anche partendo da un paesino. Antonio Pignatelli a soli 20 anni fu nominato funzionario della corte di Papa Urbano VIII. Nel 1691 divenne pontefice, si oppose al nepotismo di quei tempi, riformò l'amministrazione della giustizia, nessun familiare ricevette incarichi, portò la Chiesa verso una maggiore opera di spiritualità e di semplicità, operò ad importanti progetti come il piano di recupero della città di Roma, l'ampliamento dei porti di Civitavecchia e Nettuno e tanto altro ancora. Si spese per numerose missioni umanitarie nelle Americhe, in Africa e in Asia. Fu l'ultimo papa dalla barba e dai baffi. Una persona splendida e meravigliosa che ha fatto tanto bene all'epoca sua. Quindi è veramente il papa dei poveri, perché lui ha fatto tante cose per i poveri. Da Montecitorio, che era l'ospizio per i poveri invalidi, ad altre grandi opere come l'Appia Pignatelli, il porto di Anzio, che serviva per portare derrate alimentari ai poveri a Roma. Poi tante opere, allargò San Giovanni in Laterano, fece fare il San Michele Ripa Grande, un altro ospizio, dove la gente, diciamo i poveri, venivano raccolti, venivano portati lì, e insegnava i mestieri e le arti. Il sindaco di Spinazzola, Nicola Di Tullio, rimarca l'importanza del messaggio di Papa Innocenzo XII, numerose le celebrazioni in suo onore. Presso la chiesa di San Pietro Apostolo, nel Borgo Antico, laddove Antonio Pignatelli fu battezzato, la concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo della diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti, cattedrale indicata dalla Santa Sede per tutto l'anno innocenziano, quale sede dell'indulgenza plenaria in memoria del degno pastore della Chiesa. Io penso che questa è l'occasione giusta per trovare in noi un egoismo, l'egoismo del dare. Dobbiamo cercare tutti quanti di trovare in noi la forza di dare di più e avere la lottare, addirittura litigare, fare in modo di arrivare per primi, essere primi degli altri a dare. Se creiamo questo miracolo, anche il più povero darà. E questo è il miracolo, secondo me, che questa festa, questo anniversario può dare alla nostra cittadina. Se riusciamo a riprendere in mano non l'egoismo di prendere, ma l'egoismo del dare.